Andranno al voto per il rinnovo dei consigli comunali da domenica mattina, 19 paesi molisani, il test più importante per numero di abitanti a Montenero di Bisaccia. Nel capoluogo di regione si è conclusa oggi la 2 giorni di interventi sui disturbi psichiatrici. In Italia circa il 30% soffre o ha sofferto di disagi psicologici. Assegnazione della 16ª targa al professor Richard Hodges questa sera a Campobasso per i suoi studi storici sull'abbazia di San Vincenzo al Volturno. L'Istituto Professionale Montini vince in Lombardia il primo premio in un concorso nazionale scolastico. Il tema: l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Buona serata, gentili telespettatori. All'altezza dello svincolo per Campomarino è accaduto l'ennesimo incidente della strada. Nel sinistro frontale di questo pomeriggio sono rimasti coinvolti una Fiat Multipla e un furgone Daily. L'intervento dei vigili del fuoco è estratto dalle lamiere della Multipla la donna al volante con altri 2 uomini all'interno del furgone. Sono stati tutti trasportati in ospedale a Termoli per gli accertamenti del caso. Ancora cronaca, una ordinanza di custodia cautelare in carcere a Larino è stata notificata dagli agenti della questura di Campobasso ad un malavitoso del clan camorristico Giffoni Noschese di Battipaglia. L'ordinanza rientra in una più vasta operazione della polizia nelle regioni del sud Italia per smantellare una organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, 87 in tutto i presunti affiliati finiti in carcere. Domenica dalle ore 7 fino alle ore 23 si vota per il rinnovo di alcuni consigli comunali. In Molise sono 19 i comuni interessati, 11 in provincia di Campobasso, 8 in quella di Isernia. Giuseppe Pittà. Sono 19 i comuni molisani dove si voterà per l'elezione dei loro sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. 11 in provincia di Campobasso, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Giuliano del Sannio e San Polo Matese. 8 in provincia di Isernia, Acquaviva di Isernia, Chiauci, Montenero Valcolchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant'Angelo del Pesco e Sesto Campano. Si voterà soltanto nella giornata di domenica 31 ad urne aperte dalla mattina alle 7 fino alle 23. Le schede verranno scrutinate subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, quindi i nomi dei nuovi sindaci e dei consiglieri si conosceranno soltanto a notte fonda. Per esprimere il voto i cittadini elettori dovranno munirsi naturalmente della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità. La giornata di domani sarà dedicata esclusivamente al silenzio elettorale, dunque si conclude una campagna elettorale per molti versi accesa e difficile, dove le tematiche esclusivamente locali si sono fuse con le problematiche di carattere nazionale e con le difficoltà di una crisi generale che ancora risulta colma di incertezze e di timori per il futuro. A tal riguardo molto incerto il voto dei giovani, per i quali gli ultimi dati della disoccupazione parlano di un immenso 50% di loro senza alcun lavoro, un dato allarmante che mostra come per ogni giovane occupato, spesso in regime di assoluto precariato e di sfruttamento, ne esiste un altro senza occupazione e senza futuro. Una realtà che favorisce di certo il disinteresse dalla politica, ma anche la distanza dalla gestione amministrativa dei propri luoghi di residenza. €130 milioni per realizzare poco meno di 5,5 km di strada. Tanto costerebbe la bretella di collegamento tra Pesche di Isernia e la vicina Miranda attraverso 2 gallerie e 8 viadotti. Il comitato No Lotto0 si oppone a questo costoso progetto che provocherebbe tra l'altro danni irreparabili alla falda acquifera del capoluogo Pentro. La Regione anticipa da subito €1 milione in favore delle imprese impegnate nei mesi scorsi sul fronte dei danni provocati dalle numerose calamità atmosferiche. Per
Per le calamità nevose invernali, che hanno colpito soprattutto Campobasso e i paesi dell'interno, e i danni provocati da alluvioni di fiumi e torrenti che hanno invaso numerose sedi stradali, come nel caso del Sinarca e delle acque dell'Adriatico a Riovivo di Termoli, l'amministrazione regionale sul proprio bilancio ha anticipato 1 milione di euro da subito per le richieste avanzate dalla Protezione Civile in favore delle imprese edili esecutrici delle opere. Un anticipo quanto mai gradito dagli imprenditori in considerazione del difficile momento che attraversa il comparto delle costruzioni. L'erogazione totale delle somme in favore delle ditte è complessivamente di circa 4 milioni di euro, ma come spesso accade i tempi della burocrazia di casa nostra non sono mai celeri. E allora, per consentire le liquidazioni più impellenti, la giunta di centrosinistra ha voluto anticipare il primo quarto delle somme totali, accogliendo in tal modo le richieste della struttura di via Sant'Antonio Abate e il conseguente trasferimento delle risorse economiche alle imprese creditrici, che hanno dovuto rimuovere i detriti e rimettere in sicurezza gli argini dei corsi d'acqua. Ancora con una determina dirigenziale da Palazzo Vitale, nel giro di pochi giorni l'esecutivo di via Genova assicurerà la restante somma di poco inferiore ai 3 milioni. Le associazioni del partenariato molisano avranno tempo fino all'8 giugno per le proprie osservazioni in merito alla nuova proposta di legge forestale in ambito regionale. Le nuove norme contengono la prevenzione del rischio idrogeologico, la tutela dei prodotti del bosco, la rivalutazione del sistema silvo-forestale e l'ottimizzazione dei livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale del Capoluogo, convocato sul tema del forno crematorio, si è pronunciato per la verifica dei parametri e dei requisiti previsti per l'eventuale costruzione dell'impianto. Verificare che si rispettino i parametri e i requisiti del forno crematorio nel sito previsto, cioè il cimitero di San Giovanni dei Gelsi a Campobasso, in modo da consentire la costruzione dell'impianto, oppure in difetto o in difformità di quanto richiesto, si pensi e si trovi un sito alternativo, ma non solo, bisogna anche che si operi cremando soltanto le salme dei defunti e non bruciare assolutamente né scarti e rifiuti ospedalieri e neanche casse di zinco ed apparecchiature varie. Questo il primo responso del Consiglio Comunale di Campobasso, convocato ad hoc sul tema forno crematorio, una scelta adottata a maggioranza accogliendo in parte le richieste del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. La questione del forno crematorio è diventato un problema di emissioni perché evidentemente mancano quegli strumenti necessari per pianificare sul territorio dove, come si possono andare a insediare alcuni tipi di impianti. L'aspetto culturale sta emergendo, anche se a dire il vero è abbastanza prevalente l'idea di essere un po' tutti d'accordo sulla necessità di che un impianto come questo venga realizzato, però ancora una volta ci troviamo davanti a un vuoto normativo che tra l'altro è sia di carattere nazionale ma soprattutto regionale, per cui in vacanza di norme certe si fa spazio spesso con deroghe, si fanno spazio diciamo questo tipo di impianti. Non va bene, non va bene pianificare il territorio in questo modo, c'è bisogno di uno studio approfondito che analizzi esattamente la possibilità di assorbire da parte di alcuni territori determinate emissioni. Oggi non è detto che il cimitero di Campobasso, di San Giovanni, sia il luogo più idoneo, anzi probabilmente sia la posizione morfologica, l'altitudine e soprattutto la fortissima densità abitativa, basti pensare che a soli 10 metri c'è un'abitazione dal sito dove dovrebbe sorgere il forno crematorio, è evidente che manca quella programmazione sul territorio. Può darsi che vengano individuati in regione 2, 3, 5, 10 punti idonei dove poter insediare l'impianto, allora è giusto che ci si faccia un discorso, purché si vada a incenerire esclusivamente salme e non altro. Appellandosi ad una pregiudiziale di natura formale, saltata la seduta odierna del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio, la richiesta della seduta monotematica era stata avanzata dalle opposizioni di centrodestra e dal Movimento 5 Stelle, anche a seguito dell'approvazione delle modifiche al nuovo piano casa, che lascia ai comuni ampi spazi di manovra per rivedere gli assetti urbani.
Una vita per la cultura, lo studioso statunitense Richard Hawks, l'Istituto Italiano dei Castelli, ha consegnato oggi a Campobasso una targa al merito. Nella intervista rilasciata a Massimo Dalla Torre ci ricorda i ritardi accumulati nell'ultimo ventennio sul sito medievale di San Vincenzo al Volturno. Professore, il Molise è un piccolo scrigno di tesori d'arte. San Vincenzo al Volturno, che lei conosce benissimo perché ci ha lavorato, l'ha riportata alla luce, che futuro ha? Molise è una regione bellissima. Sono venuto qua la prima volta nel 77 e a San Vincenzo la prima volta nel 79. San Vincenzo rimane in un senso come era nel 79, un gioiello incredibile con una storia particolare, una storia europea, con ore dopo tutti questi scavi, un potenziale enorme. Però questo è stato un progetto che è iniziato bene e poi è andato male. E negli ultimi 20 anni ci sono stati tanti strade persi a San Vincenzo per trovare il futuro. Il futuro è semplice. Questo è il sito archeologico più importante del periodo in Europa. Non Molise, non Italia, ma il sito più importante del periodo alto medievale in Europa. E sicuramente il futuro lì deve essere una valorizzazione, che si continua il lavoro che Franco Valente e l'abate, i suori e altri hanno cominciato nel 94, per trovare proprio lì la porta a Molise e questa bella regione. L'IPIA Montini di Campobasso è la scuola vincitrice del concorso nazionale Green Technologies Award 2015 con il progetto M-Energy, presentato in provincia di Bergamo nella sede della Schneider Electric. L'istituto professionale di via San Giovanni, guidato dal professor Antonio Spallone, ha preceduto in classifica gli istituti tecnici di Udine e di Firenze. Gli studenti molisani dell'IPIA hanno conquistato il primo premio nazionale grazie a un lavoro sull'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili applicabile ad impianti tecnologici sia in ambito scolastico che nell'industria, agricoltura e terziario. Grazie al suo settore tecnico all'avanguardia, all'Istituto Montini andrà un premio in assegno di 5.000 euro e una fornitura di materiali tecnici per i laboratori. Per lavori di adeguamento della sede stradale sulla statale Venafrana è stato rimosso l'autovelox di macchia di Isernia, da tempo nel mirino del sindacato Fiadel per la sua illegittimità. Una bella vittoria per l'autovelox di macchia. Ma guardi, è una bella vittoria perché diciamo che abbiamo vinto noi, nel senso che avevamo detto che l'autovelox lì era illegittimo e finalmente è stato smantellato, anche se noi questo tipo di controllo dei veicoli che si fa solo per fare cassa siamo comunque contrari, però purtroppo non ci si può fare niente perché le amministrazioni, pur di fare soldi, vanno a mettere gli autovelox laddove passano gli automobilisti, dove più macchine passano loro si vanno a mettere con queste macchinette mangiasoldi. Da quello che si sente dire, probabilmente il comune di Macchia, che sono entrati in un anno e mezzo quasi 6 milioni di euro, non credo che rinuncia a questo introito e probabilmente potrebbe rimetterlo sia da una parte che dall'altra della strada. Però se osserva le leggi, osserva i regolamenti, osserva le autorizzazioni e tiene in mano le autorizzazioni per poterlo fare, per noi va bene. Fino adesso l'autovelox era abusivo, abbiamo vinto perché era abusivo. Se si adegua alla legge, per noi va benissimo.
gli automobilisti che hanno preso le multe, secondo me, avrebbero ragione per farsi restituire i soldi indietro, ma ci vorrebbe un vero provvedimento da parte del prefetto di riconoscere che quell'autovelox è abusivo ed è stato smantellato perché è abusivo. Invece loro lo hanno smantellato non perché è abusivo, ma hanno messo scusa che devono fare dei lavori, almeno quello ci risulta a noi. Su quali altri autovelox vi state concentrando? Andiamo sempre a tutelare il soggetto più debole, che è il cittadino, perché spesso si usa l'illegittimità per colpire i cittadini, come ad esempio fa Sesto Campano con l'autovelox che sta lungo la strada statale per Napoli. Quello è un altro autovelox abusivo, è illegittimo, lo devono togliere, pure quello prima o poi lo dovranno togliere. Noi ci aspettiamo che il prefetto intervenga e lo faccia rimuovere legittimamente, non con altre scuse. Le associazioni di protezione animali sono preoccupate per le gravi situazioni venutesi a creare negli ambulatori veterinari di Campobasso e Larino. Da mesi in queste strutture la sterilizzazione dei cani è bloccata a causa della mancanza di farmaci. Il Molise è la realtà italiana con il più alto numero di randaggi in proporzione ai suoi abitanti. L'interruzione delle sterilizzazioni non può far altro che incrementare il randagismo. Il territorio si ritroverà in poco tempo gremito da centinaia di nuovi cani e a farne le spese sarà l'incolumità delle persone con gravi ripercussioni sull'igiene. A Campobasso l'iniziativa voluta dal centro diurno e dal Dipartimento di Salute Mentale sul tema del ricovero delle persone con disturbi psichiatrici. Vediamo. L'iniziativa a Campobasso è di quelle importanti e assolutamente necessarie, fare il punto sulla situazione complessiva relativa al recovery e funzionamento delle persone con disturbo psichiatrico grave, una sorta di convegno altamente operativo che in due giorni ha proposto ad una platea molto attenta oltre una decina di qualificati interventi da parte di medici ed operatori del settore. L'evento è stato organizzato dal centro diurno, gestito dalla Nardacchione Società Cooperativa Sociale e dal Dipartimento di Salute Mentale di Campobasso. La salute mentale, come tutto il resto della sanità in Italia, sta risentendo della congiuntura economica sfavorevole e quindi della scarsità di turnover e della difficoltà ovviamente di avere dei finanziamenti adeguati. Teniamo presente che circa il 30% della popolazione soffre o ha sofferto durante la vita di un disturbo o un disagio psicologico o psichiatrico e che quindi il fatto di avere una popolazione che spesso non possa ricevere i trattamenti adeguati costituisce un problema di dimensione nazionale. Noi abbiamo in Italia, come aveva ricordato tanti anni fa anche il Presidente Ciampi, quasi 800.000 utenti che sono utenti gravi che necessitano di trattamenti intensivi. Non c'è da essere così pessimisti, la realtà di Campobasso è una realtà leader a livello nazionale per l'innovazione dei trattamenti, però bisogna anche immaginare che dobbiamo continuamente aggiornare i nostri trattamenti, coinvolgere gli utenti in questo tipo di fase e di strutturazione dell'intervento, ma soprattutto dobbiamo erogare nel più breve tempo possibile i migliori trattamenti disponibili anche per gli utenti giovani che vanno precocemente identificati. Non è più possibile immaginare un trattamento che non sia condiviso, contrattato, concertato con i familiari e gli utenti, che oltre un obbligo di consenso al trattamento devono anche essere informati su quelli che sono gli effetti, come riconoscere precocemente, e soprattutto dobbiamo anche noi, in scarsità di risorse, utilizzare quelle che sono le risorse della famiglia patronomica, che è patriarcale, delle risorse familiari, le risorse sociali che a volte i comuni o a volte anche i vicini di casa ci mettono a disposizione per determinati utenti per evitare che vengano istituzionalizzati. Credo che ormai il nostro mondo sia un mondo in cui i confini tra sociale, sanitario, psichiatrico siano confini molto labili e che quindi non ha più senso immaginarli. Nuova menzione speciale per l'hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino, assegnata a Roma dalla Conferenza delle Regioni e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghiotti per progetti innovativi ed efficaci nella lotta al dolore, messi in campo da parte della struttura sanitaria frentana.
Le lesioni da decubito nelle persone anziane incidono profondamente anche sullo stato d'animo dei pazienti nelle strutture ospedaliere del Molise. Le cure mediche hanno fatto passi in avanti. Per noi Michele D'Alessio. Come prevenire o eventualmente ritardare l'insorgere di questo fastidio? Beh, diciamo che le lesioni da decubito oggi sono un problema ancora molto attuale, di cui, come ho detto nel mio intervento, non c'è uniformità nell'approccio a questa patologia. C'è da dire il fatto che però con il tempo l'argomento è stato approfondito a tal punto che oggi non solo il medico, ma anche gli infermieri, gli OS, tutto il personale che può stare accanto a un paziente allettato sa come muoversi, sa quello che deve fare. Questo grazie alle nuove linee guida che sono state di recente pubblicate a riguardo di questo argomento, ma anche in virtù dell'esperienza che si è fatta con il tempo, in quanto, visto il problema così attuale, si è sensibilizzato l'intero personale al problema e quindi i pazienti oggi ricevono sempre di più. Si fa abbastanza, si può fare di più per alleviare queste sofferenze? Diciamo che oggi si fa abbastanza, però si può e si deve sempre fare di più, perché il paziente va seguito in ogni momento della sua malattia, va seguito sempre e comunque, sia nelle fasi acute di malattia che verso la fase di guarigione, affinché sia un percorso che dall'inizio alla fine sia un punto di arrivo non solo per il medico ma anche per il paziente. Si deve arrivare a questa meta insieme. Più in generale, com'è l'assistenza in regione per quanto riguarda le persone della terza età? Devo dire che per quanto riguarda la gestione dei pazienti della terza età, in regione si sono fatti dei notevoli passi avanti. Se si pensava che prima ancora il paziente veniva portato in ospedale e spesso non c'era un approccio iniziale e preventivo nell'immediato, quindi non c'erano questi margini di miglioramento. Spesso il paziente arrivava in ospedale e dopo poco tempo, diciamo, la lesione già era andata avanti. Quindi diciamo che sono stati fatti anche da un punto di vista regionale. La nostra sanità sta facendo degli enormi passi avanti, facendo crescere soprattutto anche noi giovani, questo c'è da dirlo, con il nostro inserimento, quindi con l'esperienza che ci possono dare le persone che hanno lavorato per tanti anni prima di noi, diciamo che riusciamo a creare un flusso continuo affinché anche la regione, i nostri ospedali siano efficienti non solo per le piaghe da decubito, ma per tutte le patologie che possono colpire persone in età avanzata. L'estate si avvicina e da oggi le temperature sono tornate nei valori della norma. A Termoli l'assessore Vincenzo Ferrazzano ha incontrato gli operatori turistici di Rio Vivo sulle problematiche relative alla pulizia delle spiagge e delle strade. I balneatori hanno chiesto agli amministratori la possibilità di creare nuovi parcheggi nella zona della rotatoria a sud di Rio Vivo e la possibilità, come per il lungomare nord, di creare per i mesi di luglio e agosto un servizio navetta per turisti e residenti che volessero raggiungere gli stabilimenti a mare. L'attivista politica Silvia Baraldini questa sera è giunta a Campobasso per presentare assieme a Paola Staccioli un libro che mette in evidenza le donne in campo sociale. Parlare di Silvia Baraldini, ci vorrebbe non una semplice intervista, ma ci vorrebbero giorni. Dobbiamo mettere un personaggio alla ribalta, di cui si è parlato moltissimo, un personaggio che ha fatto trepidare gli italiani. Signora Baraldini, cosa rimane di quella bruttissima, ma bruttissima esperienza? Allora, che rimane a livello mio personale è una dedizione al cambiamento, alla possibilità di costruire quello che è un detto che si è usato molto ultimamente, un mondo migliore, e la ragione per scrivere questo libro è in qualche modo
per me stessa, di pensare alla mia storia e trarne delle lezioni, ma anche di comunicare agli altri le ragioni per cui sono diventata un'attivista politica tanti anni fa e continuo ad esserlo. In un mondo di prevaricazioni, come si colloca Silvia Baraldini? Ma penso che io sono una di quelle persone, per legge non posso votare, ma per scelta non voterei anche, che mi identifico molto con delle lotte importanti che vengono in tutta Italia, che cercano di cambiare il paese sulle cose come l'ambiente, la casa, l'alta velocità, il carcere. Una bella cosa di questo libro è che andando in giro per l'Italia, dovrei dire il titolo del libro, no? Sebbene siamo donne, di Paola Staccioli, andiamo in Italia, troviamo in tutte le realtà, anche nei paesini più sperduti, persone che in qualche modo si impegnano e vogliono cambiare questo paese. Un corteo di protesta contro i rischi derivanti dall'elettrosmog si svolgerà domani pomeriggio tra le strade di Duronia, un corteo promosso dai giovani del paese per evitare l'installazione di una stazione radio base alta 26 metri sulla pineta comunale. Pineta che dista solo pochi metri dal tratturo Castel di Sangro, Lucera. E oggi Trivento ha ricordato la figura illustre e di cultura Nicola Scarano nel 150° anno dalla nascita. La cerimonia commemorativa si è svolta nel pomeriggio al centro polifunzionale del paese. L'uomo e la terra hanno rafforzato con la transumanza il loro legame storico. Frosolone ha riabbracciato la famiglia Colantuono di ritorno dalla provincia di Foggia. 180 km percorsi in 4 giorni dalle pianure della provincia di Foggia ai pendii del Molise. Anche quest'anno si è conclusa la transumanza, un rito antico e ancora sorprendente che la famiglia Colantuono di Acquevive di Frosolone ripete da generazioni. Il silenzio del passaggio di mucche, manze e vitellini rotto solamente al ritmo dei campanacci. Da San Marco in Lamis per entrare in regione nelle campagne di Santa Croce di Magliano, un passaggio nel tratturo che attraversa Riparimosani, ridiscendere il Biferno e risalire per Castropignano fino alla meta dei Pascoli sulla Montagnola. Abbiamo puntato a mantenere la tradizione, a fare quello che abbiamo sempre fatto, lo facciamo ancora come lo facevamo una volta, quindi poi i conoscimenti che arrivano fanno sicuramente piacere. Però noi facciamo quello che sappiamo fare e continuiamo su questa linea. La gente partecipa tantissimo, stanno con noi la sera, ci portano dei regali, noi offriamo il nostro formaggio e passiamo una serata insieme. I fratelli Colantuono a metà luglio porteranno all'Expo di Milano formaggi e prodotti caseari, una fetta della sana gastronomia del Molise. Nel bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, una intera giornata oggi ad Isernia dedicata alla figura dell'educatore. Dal pomeriggio una mostra fotografica e una grafica all'Auditorium Unità d'Italia. A seguire un recital curato dagli alunni della scuola primaria San Giovanni Bosco e in chiusura un concerto musicale. Protagonisti gli alunni della scuola Andrea di Isernia. E nel pomeriggio di domani appuntamento a Civita Campomarano nella casa natale di Vincenzo Cuoco per l'intitolazione ufficiale del paese a Borgo della Lettura. Ancora Isernia ospiterà da domattina nel nuovo auditorium l'edizione 2015 della festa regionale delle Proloco. Nel dibattito sono stati inseriti i temi delle risorse locali, la legge sul sistema turistico molisano e la promozione integrata del territorio. In serata chiusura degli eventi con spettacoli di musica etnica e il concerto di Piero Ricci. Bene, siamo adesso al meteo, vediamolo assieme. Sous
sole e bel tempo oggi sul Molise, dalla sera cielo privo di nubi. Le temperature odierne sono comprese tra i 14 gradi di Campobasso fino alla massima di 23 su Termoli, ventilazione debole variabile, poco mosso il mare Adriatico. Domattina sulla regione saranno presenti deboli ed innocue formazioni nuvolose, i valori atmosferici tenderanno a salire ulteriormente, i venti ruoteranno dai quadranti occidentali. In vista della Coppa Europa di atletica 10.000 metri su pista, sabato 6 giugno a Chia in provincia di Cagliari, nella lista dei 5 atleti della formazione maschile italiana è stato inserito anche il 22enne abruzzese Daniele D'Onofrio, da quest'anno tesserato con la Nuova Atletica Isernia. Per il podista di Scontrone sarà l'esordio nella nazionale maggiore dopo le esperienze nelle rappresentative giovanili. Una disciplina alla scherma relativamente nuova per il Molise, attori protagonisti per un pomeriggio nel capoluogo molisano, i giovanissimi del gruppo scherma di Campobasso e Termoli, sotto la direzione del maestro Domenicangelo Di Paola. Le dimostrazioni in pedana di sciabola e fioretto maschile e femminile hanno visto la nutrita partecipazione dei familiari dei ragazzi. La manifestazione sportiva si è svolta nella palestra del convitto nazionale Mario Pagano, sostenuta dal dirigente scolastico Francesco Fasciano. E infine primo trofeo Coppa Italia regionale di pesistica domenica mattina negli impianti sportivi di Selvapiana, ancora a Campobasso. Al Palasport si svolgeranno le fasi locali per le categorie esordienti Under 17, Juniores e Seniores, maschile e femminile. Appuntamento a partire dalle 11.30. Bene, è tutto anche per questa edizione. Arrivederci e vi lasciamo alla nostra programmazione.